La mia formazione è zootecnica, ho la specializzazione in zootecnia, ma poi in realtà mi sono occupata di certificazioni, HACCP, formazione personale. Quindi è un modo un po' così, ecco, insomma. Quello di cui dobbiamo parlare oggi è l'HACCP, che vuol dire analisi dei rischi e dei punti critici di controllo. È un modo di lavorare, è un approccio mentale, quindi che voi lo facciate in zootecnia o sugli alimenti di origine vegetale o gli alimenti di origine animale, l'approccio deve essere quello, è un approccio mentale. Si distinguerà fra pericolo e rischio. Il pericolo è un dato di fatto, cioè un elemento ha questa potenzialità di provocare un danno alla sicurezza dell'alimento. Il rischio è la probabilità. Abbiamo usato spesso pericolo e rischio in queste due giornate, in questo caso lo si usa in questi termini, rischio come probabilità, poi vediamo come si può calcolare. Allora, è un approccio preventivo quello dell'HACCP, è un metodo mentale per poter controllare la propria produzione e garantire la sicurezza alimentare oppure garantire un livello ragionevolmente elevato e adeguato. Soprattutto grazie alla possibilità di intervenire prima che il problema esploda o prima che il problema raggiunga i consumatori. Noi dobbiamo sapere quali sono i pericoli specifici per quel prodotto, dobbiamo valutare i pericoli e il livello di rischio di ciascun pericolo e allora possiamo adottare azioni preventive che controllino e gestiscano quei pericoli o a volte anche riescano a eliminarli, oppure riuscire a ridurre il livello di rischio di quel pericolo. Solo così riesco a avere un prodotto che mi darà delle garanzie in partenza. Garanzie che però io devo controllare durante la fase di produzione e poi periodicamente per vedere che sto facendo veramente le cose bene. Ha dei vantaggi il sistema HACCP, è un po' farraginoso da mettere su, diciamo, da costruire, perché ha molta parte documentale, è un po' prolissa e si cerca però sempre di tagliarla il più possibile, di razionalizzarla, però ha grandissimi vantaggi per l'allevatore. Ha un maggior controllo sul suo processo di produzione, razionalizza il suo modo di agire, ha più probabilità di intervenire tempestivamente sulle non conformità che si traducono anche in danni economici. Quando deve intervenire, comunque il danno economico è più ridotto perché ha un intervento puntiforme e poi tuteliamo il produttore dai danni dei fornitori, cosa non secondaria dopo tutto. Si basa questo sistema su alcuni concetti. Il datore di lavoro, il proprietario dell'azienda, deve essere motivato a far funzionare l'HACCP. Bisogna conoscere il modo di lavorare che ha il personale, bisogna dare prove documentali scritte di quello che si fa e di quello che si deve fare, bisogna registrare determinati aspetti in modo da avere delle prove fattuali anche proprio nell'agire, anche in caso di sopralluogo, e bisogna avere la mentalità del fare un riesame e pensare di migliorare continuamente, un riesame periodico e un miglioramento continuo. Non ci risolve tutto l'HACCP, è la punta di un iceberg, ma poi vediamo che a volte è la fascia intermedia di un iceberg, perché ci sono anche sistemi ulteriori che però vediamo se abbiamo tempo di vedere, di affrontare. Alla base dell'HACCP, sulle spalle, l'HACCP sta sulle spalle di alcuni aspetti, i cosiddetti prerequisiti e i regolamenti europei, i limiti di legge. Quindi noi partiamo da un livello, quello azzurro chiaro, le buone pratiche, alcuni aspetti che io riesco a controllare prima, limiti di legge, eccetera, e su questi vado a costruire il mio sistema di autocontrollo. Questi prerequisiti, queste buone pratiche, eccetera, cosa sono? Sono passaggi o procedure basilari per controllare le condizioni operative in allevamento. Fanno in modo che le condizioni in cui io produco siano favorevoli alla produzione. Sono un buon punto di partenza. Noi zootecnici siamo messi bene, abbiamo tanto materiale, forse fin troppo. All'inizio dovremmo raccoglierlo tutto in maniera coordinata, però non partiamo da zero, partiamo da un livello standard buono.
Perché? Perché i prerequisiti poggiano sulla legalità del prodotto, sui requisiti cogenti del prodotto, i requisiti aziendali o del cliente, a volte non li abbiamo, dipende, però in genere noi ci muoviamo già entro paletti ben definiti che dobbiamo rispettare. Sono la premessa, questi documenti sono la premessa di lavoro dell'HACCP, perché mi permettono di intervenire sui punti critici a volte o comunque di gestire i pericoli e gestire i rischi. Si chiamano in tanti modi, si differenziano, ma non, la differenza non è sostanziale. A volte sono semplicemente il punto in cui vanno a lavorare. Ci sono le buone pratiche agricole, le buone pratiche igieniche, quelle di produzione e lavorazione, le procedure operative standard. Però è inutile approfondire troppo. Abbiamo delle informazioni, dei dati che noi conosciamo benissimo, magari non li abbiamo mai messi per iscritti, ma li sappiamo, in azienda li applicano già, li useremo come punto di partenza. Questa parte possiamo passare veloci. L'importante, l'abbiamo visto, no? Abbiamo tantissimi limiti, paletti, vincoli da seguire. Dobbiamo metterli per iscritto. L'importante è che i documenti che facciamo non si sovrappongano, non siano ripetitivi. Dobbiamo citarli nel nostro manuale HACCP. Dobbiamo utilizzarli quando poi periodicamente facciamo un'analisi del nostro operato per vedere se stiamo lavorando bene, ma meno sono meglio è. Se abbiamo due dati, lo stesso dato, scusate, in due documenti diversi, o lo eliminiamo da un documento o fondiamo i documenti, perché è pesante riportare i dati. Meno dati devo trasportare, meno errori faccio e meno riferimenti a passato e problemi di interpretazione dei dati nel momento io ho. È importantissimo nell'HACCP avere sempre l'ultima versione disponibile, la versione più aggiornata, e affidarmi solo a quella. A me viene in mente, per esempio, con Classifarm, noi abbiamo questi bellissimi dati elaborati, possiamo pensare di fare una stampata periodicamente di quell'elemento, il consumo di farmaci per esempio, e quello diventerà il nostro documento di prova che stiamo facendo determinate azioni per il consumo del farmaco. Abbiamo quello, abbiamo il registro dei farmaci che comunque poi finirà in tutto nella ricetta informatica eccetera, basta, è inutile avere altro, perché se no prima o poi vengono fuori i pasticci, soprattutto se la gestione dei documenti è data in capo all'allevatore, perché tutti gli imprenditori hanno altro da fare più che registrare dati. Quindi meno carta possibile, indicazioni chiare e più precise su cosa fare, come farlo e quando farlo, soprattutto per gli addetti, ai lavoratori. Approccio integrato, e questo l'abbiamo noi veterinari, approccio valutare tanti aspetti contemporaneamente, e elasticità, apertura al cambiamento e l'idea di cambiare continuamente migliorando. È normale fare tante versioni dello stesso manuale perché emergono criticità che non avevamo valutato o eliminiamo alcuni aspetti. Quindi noi partiamo da un buon livello, secondo me. Abbiamo abbiamo la forma mentale giusta, dobbiamo pensare di essere in grado di farlo. Si può stilare il manuale assieme all'allevatore oppure potrebbe anche farlo lui. Secondo me è meglio farlo assieme, perché sicuramente bisogna conoscere molto bene l'attività, perché il manuale HACCP deve essere veramente una fotografia dell'attività. Quando ieri si diceva sì, ci sono questi manuali delle associazioni di categoria ma sono estremamente vaghi, sì, ma è inevitabile, perché qualsiasi aspetto che io vada a riportare nel manuale deve essere veramente così. E quindi, che ne so, la biosicurezza, com'è l'accesso alla mia azienda, lo posso sapere solo io, lo può sapere solo il veterinario aziendale. Quindi il cancello è sempre chiuso o no? Il camion entra fino a che fase? Lo devo mettere io. Io ho uno scheletro su cui posso lavorare, ma tantissime informazioni, tutte le devo mettere io guardando la realtà. Gli elementi in ingresso sono tantissimi.
adesso magari questi cerchiamo di inserirli nel diagramma di flusso. Ecco, quindi una visione un po' più avanti delle certificazioni, eccetera, è questa. È una piramide con uno strato in più, vedete? Alla base ci sono le buone pratiche, quale chiamano, poi ci sono i prerequisiti, ci sono quindi l'HACCP, quindi tutti i requisiti a norma di legge. Poi c'è una certificazione in più volontaria, l'IFS, il BRC, il Global Gap, l'ISO 9001, la 22000, possiamo mettere quella che vogliamo. L'approccio è sempre quello. Però oggi pensiamo solo all'HACCP. Ci sono diverse fasi per costruire la nostra valutazione del rischio e l'analisi dei pericoli. Quindi abbiamo già messo in cascina tutti gli elementi che ci potevano interessare. Pensiamo a, per esempio, le analisi del latte. Io, scusate, faccio soprattutto riferimento al latte, mi è un po' più facile. I report della ditta che acquista il latte, che periodicamente mi manda il controllo delle cellule, degli standard di produzione, la quantità, eccetera. Oppure il monitoraggio delle aflatossine, se sono presenti, eccetera. Quindi io ho tutta questa fase iniziale, questo materiale che devo pensare come organizzare e poi devo mettermi a fare la valutazione vera e propria. Primo punto, si costituisce il gruppo di lavoro. L'ho detto, no? Si scrive assieme all'allevatore, meglio anche se viene l'agronomo, perché più figure sono coinvolte e più è ampia la preparazione di queste figure, più articolato e più preciso verrà il manuale. Il gruppo di lavoro di solito si trova all'inizio e poi periodicamente per validare il manuale, almeno una volta all'anno si dice. In realtà in zootecnia, pensiamo per i polli, una volta all'anno non è sensato, è talmente breve il ciclo. Forse nell'allevamento da latte si può fare una volta all'anno. Già nel bovino da carne bisognerebbe farlo un po' più spesso, con il pollame, con i suini, molto più spesso, soprattutto all'inizio per riuscire a far funzionare il sistema. Poi bisogna descrivere in maniera completa il prodotto che noi vogliamo fare, il prodotto alimentare, ricordatevi, noi adesso stiamo parlando di alimento, quindi le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, microbiologiche, e qui ovviamente noi ci rifacciamo ai termini di legge, quindi o le riportiamo oppure diciamo come da regolamento, come da contratto con la ditta che mi ritira il prodotto. Le condizioni di produzione, come produco questo alimento? Le condizioni di conservazione, finché rimane in azienda, l'eventuale presenza di allergeni e la shelf life, cioè la durata di salubrità del mio prodotto. Questi sono vincoli, sono obblighi da riportare, però in effetti sono tutti elementi utili a costruire il mio manuale. Bisogna anche identificare l'utilizzo atteso e la popolazione che lo utilizzerà. Io ho messo questi tre esempi, anche se poi ho sempre avuto dubbi, non lo so. Questa presentazione l'avrei cambiata 100 volte, soprattutto dopo essere venuta qua ieri. Un esempio del professor Antonello Paparella di Teramo era, che aveva fatto una lezione anni fa sull'HACCP, diceva: un'azienda che produce petto di tacchino per gli ospedali o per gli asili nido deve ben scriverselo in fronte che il suo target di popolazione è quello, perché non può permettersi alcun livello di contaminazione da salmonelle e campylobacter. Quindi noi dobbiamo sapere chi andrà a consumare il nostro prodotto. Per esempio nel latte noi mettiamo da consumarsi previa bollitura se facciamo il bancolat. Sì, è giusto metterlo, è un obbligo metterlo, però non posso ovviamente mettere qualsiasi tipo di latte solo perché ho scritto che poi dopo dovrebbe essere bollito. Quindi identificare l'utilizzo atteso, identificare la popolazione, valutare il livello di rischio in base a questi aspetti, ma ovviamente tenermi sempre un buon margine di sicurezza. Poi si costruisce il diagramma di flusso, cioè si rappresenta graficamente come produco il mio alimento. Allora, io ho fatto due esempi, uno per i bovini da latte e uno per i bovini da carne.
Ricordatevi, allora non è facile fare il diagramma di flusso perché devo mettere dentro tutti gli elementi, tutto ciò che può influire la mia produzione, sia nel percorso standard, sia in eventuali deviazioni e non conformità. Devo anche tenere conto della stagionalità per certi aspetti, è veramente complesso. Ne faccio uno per tipo di produzione, tipo in un allevamento di bovini da latte lo faccio per il latte e per le vacche. La vacca a fine carriera devo segnalare che percorso fa, o i vitelli maschi che percorso fanno. Uno per ciascuno, perché sennò è troppo complesso. Idem in un allevamento di suini, se ho le scrofe faccio il ciclo delle scrofe e il ciclo dell'ingrasso. Lo sforzo che devo fare è, visto che siamo zootecnici, dobbiamo pensare l'animale come unità produttiva e però anche l'azienda come unità produttiva. In parte si sovrappongono, questo è vero soprattutto per esempio nella bovina da latte. Lei produce il latte e poi l'intera mandria produce il latte. Devo valutare due aspetti. Allora, questo è una mia bozza, ovviamente sarebbe migliorabile mille volte, della produzione del latte. Quindi l'idea che ho, è la prima volta che lo faccio su un animale zootecnico, però cos'è che mi dà la produzione? Allora, l'animale da cosa è dato? Dalla genetica e dall'ambiente, e poi ci metto il management e le strutture dell'allevamento. Quindi bovina genetica è stato immunitario. Allora, se io sono in una zona che non ha più problemi di brucellosi o tubercolosi, posso anche passare oltre, basta avere la certificazione, faccio il cenno ma non me ne preoccupo. Se sono in una zona invece in cui la brucellosi è ancora presente, già là, in quel punto, devo considerare cosa fare per evitare il rischio di brucella, perché poi dopo io posso avere tutto il percorso fatto bene, ma se contamino all'inizio il latte con la brucella, mi cade tutto il sistema. L'effetto delle strutture del management è grandissimo. Per non avere un lenzuolo e avrei avuto bisogno di 12 lenzuoli, ho fatto solo questa parte, l'ho solo citato, però sappiamo benissimo che si può dire di tutto di più. I batteri che vivono riescono a sopravvivere nell'ambiente, i patogeni e invece i microorganismi che approfittano dello stato immunitario basso della bovina. Devo considerare queste cose e devo dire prima, come prerequisito, come li gestisco. Quindi, quando io dico che noi partiamo da un ottimo livello è perché noi sappiamo già come gestire tutte queste cose, dobbiamo però citarle, metterle per iscritto. Dall'altra parte la bovina produce se mangia, quindi cereali, foraggio, insilato, nucleo, sono tutti componenti dell'unifeed. Se io ho pensiamo alle aflatossine, l'aflatossina nel latte, non devo accorgermene quando è nel latte, perché butto via il tank, butto via tutto, devo accorgermene prima, nell'insilato è già troppo tardi, devo accorgermene prima, nel campo possibilmente, perché è inutile raccogliere il mais altamente contaminato, mi riempio la trincea di aflatossina e poi non posso usare quell'alimento. Quindi riuscire a fare delle analisi sul problema aflatossina prima possibile in campo è uno strumento che posso pensare di mettere in atto. Anche l'acqua di abbeverata. Allora, l'acqua di abbeverata è importante, se però io rispetto le norme di legge e quindi faccio i controlli periodici, posso dire che questa problematica la gestisco come un prerequisito. Io ho il mio storico, tutti i miei esami delle acque da abbeverata sono soddisfacenti, quindi il pericolo non è assente, però riesco a gestirlo, al momento non è critico. Tutto questo mi dà la bovina in stalla produce il latte, cioè scusatemi, la bovina a livello di mammella ha il latte, dopodiché vado in sala di mungitura e qui ci sono tutte le fasi di identificazione e valutazione della bovina. Qua è fondamentale la formazione del mungitore. Anche questo è un prerequisito, la formazione degli addetti. Se io ho garantito che i miei addetti hanno seguito il corso, e hanno l'attestato, eccetera, posso muovermi in un certo modo. Se io non ho alcun
strumento per dimostrare che il mio mungitore è bravo, dovrò stare molto più attento. Quindi il mungitore identifica la bovina, valuta il latte in quel momento e lo munge e decide se, se è colostro, se è latte trattato, se è latte mastitico e lo eliminerà, se è colostro andrà per i vitelli, se invece è latte idoneo allora lo raccoglierà e lo passerà all'impianto di mungitura. Attrezzature e strumenti di lavoro, anche questo è un prerequisito. Se io dimostro che il mio impianto di mungitura è manutenuto correttamente, lo lavo a fine ciclo in maniera idonea, non ho residui, ho la temperatura controllata e ho un sistema di controllo della temperatura in costante e un sistema di allarme in caso di sforamento della temperatura, tutta la criticità dall'impianto di mungitura fino all'autocisterna la gestisco in maniera molto diversa da che se non avessi tutti questi elementi. E poi l'ultimo pezzo, l'autocisterna, anche l'operazione di carico del latte deve essere fatta secondo determinate regole per garantire l'igienicità del prodotto. Questo invece è un esempio per i vitelloni, vitellone da carne, anche qua la genetica, lo stato immunitario dell'animale, l'effetto del trasporto, la composizione del gruppo, sono cose che sappiamo, dobbiamo però pensare di metterle in questo diagramma di flusso. Come compongo il gruppo? In che stato mi arrivano gli animali? Gli do una fase di condizionamento iniziale con una razione particolare o no? In che momento passo dalla razione di accrescimento a finissaggio? Le strutture sono adeguate? Hanno la possibilità di muoversi i miei animali? Si allontanano in caso di combattimenti? Qual è il microclima? Sono tutti elementi che conosciamo benissimo, che sappiamo che influenzeranno la produzione di carne come quantità e come qualità. In caso di malattia dobbiamo pensare che sia come una non conformità, io devo sapere come gestirla, la gestisco così, trattamento farmacologico, eventualmente infermeria, rispetto dei tempi di carenza, e le devo sapere, devo averli registrati, ma adesso è sempre più facile, e l'esito può essere di tre tipi, morte dell'animale, riforma anticipata, oppure rientra nel ciclo e mi va a fare l'animale standard, diciamo. Carico sull'automezzo è molto importante perché se non carico bene gli animali si feriscono e tutto il lavoro che ho fatto prima si vanifica. La qualità della mia carne sarà più bassa. Quindi in ogni ciclo, in ogni diagramma di flusso devo individuare gli elementi chiave che riescono a garantire la qualità del mio prodotto alimentare. Immagino di aver dimenticato migliaia di cose, lo so, però veramente è complesso compilare un buon diagramma di flusso. Il diagramma di flusso deve essere pertinente, veramente aderente alla realtà e bisogna anche che sia vidimato dal referente HACCP che abbia controllato sul campo veramente che il percorso sia quello. Dopodiché finalmente faccio l'analisi dei pericoli. Il pericolo, l'abbiamo detto, è la potenzialità di un agente di dare effetti sulla salute del consumatore. Quindi devo considerare gli eventi prevedibili e anche tenere conto delle esperienze passate, considerare le allerte, considerare lo stato immunitario della zona in cui ho l'allevamento, quindi se è una zona indenne, eccetera. E devo prendere in considerazione tutti gli elementi che abbiamo visto nel diagramma di flusso. Si distinguono per velocità, per avere un quadro un po' più analitico, i pericoli chimici, fisici, microbiologici e le combinazioni di pericoli di diversa natura. Ad esempio, fra i chimici, dalle materie prime le aflatossine. Posso anche classificarli come pericolo biologico, non è un problema, l'importante è che io poi lo gestisca, trovi dei modi per valutare questo pericolo e decidere come muovermi. Un altro pericolo chimico è l'eventuale contaminazione del latte perché ho compiuto male le procedure di sanificazione dell'impianto di mungitura, oppure il rispetto del tempo di carenza nei farmaci. Sono tutti tipi di contaminazione chimica, pericolo chimico a cui espongo il mio allevamento.
Pericoli fisici sono invece oggetti, cose, schegge, mosche, insetti, feci, piume, tutto ciò che potrebbe, se non viene filtrato, arrivare fino al tank e contaminarlo ovviamente. Pericoli microbiologici, lo stato sanitario dell'allevamento, ma anche della sala di mungitura e delle mammelle dei miei animali, sempre se stiamo valutando l'allevamento da latte. Le combinazioni, ci sono elementi che si combinano. A me è venuto in mente questo esempio. Allora, la temperatura è un fenomeno fisico, però se io sforo la temperatura nel tank del latte, devo anche vedere in che stagione sono, per quanto tempo è successo, di quanti valori sono, di qual era lo stato sanitario del latte che ho messo dentro, perché se è un latte con determinate caratteristiche batteriche resisterà meglio, se invece parte da un livello più basso di qualità, anche allo stesso sforamento di temperatura avrà un esito diverso. Quindi ho preso nota di tutti i possibili pericoli e adesso ne valuto il rischio, cioè la probabilità che effettivamente abbiano un effetto sulla salute dei consumatori e quanto grave possa essere questo effetto. La morte, l'ospedalizzazione, l'assenza dal lavoro. Allora analizzo questo rischio, cerco di valutare, dare un valore numerico al rischio. Lo faccio in questo modo, scusatemi, ecco qua. Per l'HCCP la valutazione del rischio è la probabilità per la gravità. Ci sono eventi molto probabili che però hanno una conseguenza in termini di gravità leggere e quindi mi muove in un certo modo. Altri che sono magari poco probabili ma hanno una conseguenza gravissima. Lì è il professionista che deve decidere come mettere giù questa valutazione e poi a cosa dare primaria importanza. Tutto ha importanza primaria, però ovviamente prima interverrò su qualcosa di molto grave e molto probabile, poi mano a mano mi occuperò delle cose valutando la gravità o la probabilità in base allo stato del mio allevamento. Per la probabilità valuto lo storico dell'azienda, la situazione territoriale, la popolazione animale che allevo. Per la gravità considero che persone potrebbero essere coinvolte, quindi quante, la tipologia, dicevamo prima, no? Sono pazienti ospedalieri, sono bambini di un asilo, sono anziani di una casa di cura o no. Valuto anche il danno d'immagine e le conseguenze sul prodotto. Il danno d'immagine è una cosa un po' difficile da valutare per noi che abbiamo aziende che non mettono la loro faccia, però quando invece siamo all'interno di una filiera, allora sì, il danno d'immagine è qualcosa di molto importante. E anche le conseguenze sul prodotto, che cosa devo fare se sforo, se supero il livello di rischio che avevo accettato? Devo ritirare il prodotto? Devo fare un richiamo? Lo devo distruggere? Oppure faccio una rilavorazione o anche niente? Per esempio, perde di una certa categoria, una certa classificazione, una certa qualità, però rimane sempre salubre. Devo valutare tutte queste cose. Finalmente a questo punto, solo a questo punto, arrivo a identificare i punti critici di controllo. Non ci sono sempre, anzi a volte si tende a non metterli perché poi se li metto devo dare delle garanzie molto stringenti di controllarle, quindi se riesco a lavorare tutto su prerequisiti tanto meglio. Il CCP è una fase in cui io posso governare un pericolo eliminandolo o ridurlo a un livello accettabile. Lavora sul pericolo, non sul rischio. E lo si identifica attraverso l'albero delle decisioni che trovate facilmente. Io ho preso questo, ma sono molto facili da recuperare in internet. Se invece io qualsiasi problematica la posso gestire abbassando il rischio, non il pericolo, allora non lo tratto come CCP, lo tratto con i requisiti. Mi metto delle regole di azione, di comportamento rigide e ferre, ma non lo gestisco come CCP, perché il CCP ha bisogno di limiti critici e monitoraggi particolari.
Nel diagramma di flusso poi vado a segnalare se ho dei CCP e in una tabella riferisco per ciascun CCP cosa faccio per evitarlo, per contenerlo sotto controllo. Ovviamente devo avere dei limiti di accettabilità, devono essere sensati, devo avere una tolleranza e devo definire tutti gli aspetti di questi limiti. Non posso essere troppo rigida, così come non devo dare troppi CCP, non devo nemmeno essere troppo rigida nei limiti, perché sono difficili da gestire poi. Ovviamente devo tenermi ai limiti di legge se ci sono. Poi devo pensare alle azioni correttive. Ogni volta che trovo un problema, devo, o ipotizzo di avere un problema, devo anche gestire la sua, trovare la sua gestione. Quindi, come abbiamo detto prima, un vitellone che si ammala è una non conformità di prodotto, lo gestisco, ho la mia azione correttiva. Quale? Lo tratto farmacologicamente, lo metto in infermeria, lo separo dagli altri, valuterò di caso in caso. Alla fine devo vedere se quello che sto facendo è valido, funziona, quindi sto facendo le cose giuste, mi devo domandare, e anche sto facendo quello che avevo pianificato, proprio perché a volte si scrive cose bellissime ma poi non si mettono in pratica perché sono difficili, perché sono troppe, eccetera. Quindi devo essere aderente alla realtà, volare a volte anche un po' terra terra. E almeno una volta all'anno, ma abbiamo visto che in realtà sarebbe opportuno farlo molto più spesso per certi cicli produttivi, il gruppo di lavoro si riunisce, valuta tutti i documenti, ed è qui che posso avere tutti i documenti di Classi Pharma, gli esiti dei miei clienti, gli audit eventuali di certificazione di prodotto, i sopralluoghi dell'ASL, eccetera, eccetera. Tutti questi elementi li valuto per vedere se effettivamente il mio prodotto alla fine ha funzionato, è andato come previsto, oppure se invece devo fare dei miglioramenti. La documentazione è importantissima, non deve essere esagerata, meno ce n'è meglio è, però deve essere chiara nel spiegare cosa si fa, dimostrare che l'ho fatto e in un momento successivo permettere una verifica che effettivamente sia stato fatto così. Deve essere a disposizione dell'autorità competente, facile da leggere, facile da interpretare. E io mi fermerei qua perché era solo sulle caratteristiche dei documenti, ma sono cose che potete trovare un po' ovunque, cioè riportare tutti gli elementi di ingresso, riportare dati oggettivi sull'uscita. E in questo modo lascio lo spazio agli altri relatori che sono più preparati di me.